Oggi si compie e si annuncia la buona notizia per eccellenza, un evento straordinario, il frutto più bello e maturo del mistero di Dio, e non potevamo non avere ospite come testimone la nostra guida, il nostro pastore. Ben trovato, Padre Franco, e soprattutto buona Pasqua. Grazie e buona Pasqua a te e a tutti voi che attraverso la trasmissione a tua somiglianza raggiunge tante persone. Siamo gente di Pasqua, una Pasqua dominata questa da un silenzio surreale che ha come sfondo città quasi vuote, strade semideserte. Una Pasqua molto simile alla Pasqua che vedeva i discepoli chiusi nel cenacolo mentre ricevono l'apparizione di Cristo. E per noi questo diventa un periodo di grande prova. Come la vive un vescovo questa Pasqua inedita, blindata? Come l'ha definita lei nel suo messaggio, sconvolgente ma speciale? Come la vive? Credo che la viva come tutti i credenti, direi anche come ogni persona dell'umanità, perché forse mai come quest'anno la Pasqua è veramente un'esperienza che viviamo tutti, credenti e non credenti, di tutte le religioni, gli stessi atei che hanno difficoltà ad entrare in un pensiero che si rivolga al trascendente. Quindi è una Pasqua sconvolgente ma fortemente reale che ci rende solidali con l'intera umanità, indipendentemente dal nostro credere e dalla nostra difficoltà di credere, che senza dubbio in questo momento è diventato più difficile per tutti credere, anche se tutti cerchiamo, e anche molti che l'avevano forse un po' messo da parte e dimenticato, anche di aggrapparci alla fede o ad una speranza, a un qualche cosa di trascendente e di religioso. Io sto vedendo un po' questo tentativo di aggrapparsi. Ecco, dopotutto siamo su questa barca, come ci ha anche detto il Papa, in mezzo ad una grande tempesta, si fa acqua un po' da tutte le parti, ed è naturale, è parte del nostro essere umano doverci aggrappare a questa scialuppa e a quanto resta per non affondare, per non affogare. Ecco, quindi è un'esperienza di Pasqua reale ed universale, e per noi diventa a maggior ragione bisogno di testimonianza, perché sia l'annuncio, la buona notizia dentro una situazione di marosi. Un po' questo direi, cominciando la presentazione, hai citato Siamo gente di Pasqua, che è il titolo di un libro di mi pare 7 anni fa ormai, del cardinal Luis Antonio Tagle, filippino, uscì nei giorni in cui il nuovo Papa, Papa Francesco, veniva eletto e iniziava il suo pontificato, e credo che mai come oggi questo titolo sia proprio legato ad ognuno di noi. Insomma, ci dobbiamo ricordare che non siamo gente di Quaresima, la Quaresima la viviamo, siamo gente di Pasqua, chiamati a aggrapparci a questo annuncio, che è un annuncio di vittoria e di vita, e saperlo dire in tutte le situazioni. Nella situazione di oggi è senza dubbio più difficile, ma è più necessario ancora. Ed è in questa situazione in cui si prova se è vero o meno che siamo gente di Pasqua, nel cuore, nella vita, nella mente, nelle braccia, in tutto quello che è il nostro agire, o se lo siamo solo a livello teorico. Ecco, quando le cose vanno bene è facile aderire alla teoria, quando le cose vanno male o sembrano pesanti è la prassi che fa la differenza, e la fede si prova sulla prassi, non sulla teoria. Ci ricordiamo anche la prima Pasqua passata con noi lo scorso anno, che in quel caso ribadiva la stessa cosa. A dir la verità, proprio in questi giorni, io mi sforzo a ripensare la mia prima Pasqua da vescovo dell'anno scorso, non ho nessun ricordo. Sono stati rimossi tutti, non lo so come mai, l'unico ricordo che ho è della messa crismale,
il ricordo mi rimane molto chiaro, l'unica non celebrata e che speriamo di celebrare quanto prima al termine di questo percorso lungo di esodo verso la liberazione e la Pasqua, all'approdo, all'altra riva, insomma, perché la barca arriverà comunque all'altra riva, insomma. Dipende quanto ci saremo bagnati e preso le onde, ma arriveremo. Si sta riscoprendo in questo periodo, in questo momento, si stanno riscoprendo quei piccoli tesori nascosti all'interno delle nostre case, a partire dalla preghiera, il rapporto, questo legame che ci unisce a Dio dopo tutto è la preghiera. Beh, è vero, perché la preghiera è precedente a tutto quello che viene dopo, è precedente ai sacramenti. È la base, è le fondamenta, è ciò che regge. Dopotutto, se siamo attenti al Vangelo, Gesù ha insegnato solo una preghiera. E non potremmo neppure dire, almeno, che ha insegnato i sacramenti, ne ha istituiti, ha compiuto dei segni. Ma l'unico insegnamento chiaro, che tra l'altro avviene, secondo Matteo, dentro il grande discorso della montagna, che è il più esteso, il più complesso, quello veramente tematico del Vangelo secondo Matteo, mentre secondo Luca viene su richiesta dei discepoli stessi, che chiedono al Signore, ecco, facci da maestro in questo campo, insegnaci a pregare. E il Signore insegna una sola volta a pregare, insegna una sola preghiera, che è il Padre nostro. Cioè, significa che c'è bisogno di una base comune, di vere fondamenta su cui poi si costruisce, ecco, l'identità del discepolo e della comunità credente, che senza i sacramenti ovviamente, o senza la domenica, come dicevano già i primi cristiani dell'inizio IV secolo durante la persecuzione di Diocleziano, ecco, non potremo vivere. Ecco, però non è che ci manca in questo momento la domenica, io dico non mancano neppure i sacramenti, perché si continuano a celebrare. Manca l'adesione fisica del popolo, però tutti insieme stiamo facendo una prova di bisogno di preghiera e di digiuno sacramentale per rivalutarne il bisogno, il valore, la necessità e direi anche la bellezza finale, anche la bellezza. Questa è l'altra strada da percorrere, quella della solidarietà. Lei, come presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, è a contatto anche non soltanto con gli ammalati, ma anche con il personale medico. In questo momento particolare sono loro, così li hanno definiti in tanti media, gli eroi. Mi pare, se ricordo bene, il 21 settembre, quando avevo celebrato in occasione della novena, insomma, di Padre Pio, direttamente per Casa Sollievo, con il personale, quindi i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i responsabili della direzione, tutti, ecco, avevo utilizzato un'immagine, ho detto il vostro altare e il letto dell'ammalato è un altare e quello che indossate sono i paramenti, state celebrando l'Eucaristia nella carne di Cristo sofferente. Non avrei immaginato che questa immagine che mi venne allora, insomma, era la mia prima esperienza di vescovo e di presidente di Casa Sollievo per parlare direttamente con gli operatori, che questa immagine allora mi sembrava semplicemente un'icona, diventasse così reale in questo momento, dove io dico i veri sacerdoti della carne di Cristo in questo momento sono chi opera durante questa epidemia, in qualche modo, e sono già molti, ecco, mettendo a rischio la loro stessa vita, perché si era tutti impreparati. C'è un'identificazione a Cristo e al sacramento nella realtà e nel servizio a Cristo stesso, che è l'ammalato. Ecco, questo poi vale per tutte, ovviamente, le forme di malattia, non solo per il coronavirus, ma questa situazione ce lo rende veramente chiaro e concreto. La ricordiamo tutti, quella immagine che ci ha regalato lo scorso settembre.
I vaccini non bastano, la scienza sicuramente offrirà importanti strumenti per uscire da questa emergenza, però ricordiamo tutti l'altruismo del personale medico, il sacrificio di chi assiste gli ammalati, di chi sa servire il prossimo, anche a costo della propria vita. In questo momento, poi la lascio andare perché sicuramente è una Pasqua strana, diversa, ma gli impegni li avrà sicuro alla stessa maniera. Molte persone in questo momento ci lasciano in solitudine e non hanno nemmeno il tempo di salutare i propri cari. Cosa può dire? L'aspetto più sconvolgente, direi, di questo momento, per tutti, insomma, e per chi crede direi ancora di più, perché abbiamo sempre bisogno di segni, abbiamo bisogno di un contatto fisico, abbiamo bisogno di sentire una voce conosciuta e amica, abbiamo bisogno di ricevere una carezza da una mano che abbiamo stretto e che ci è stata vicino per tanto tempo. Soprattutto credo nei momenti in cui la sofferenza ti tocca nella carne e la morte bussa al tuo cuore e alla tua mente. E questo viene fondamentalmente impedito attraverso questa situazione. E anche qui mi dico qual è l'immagine evangelica, il grido, credo, del Signore: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Insomma, che è l'unica volta in cui Gesù utilizza il termine Dio in tutto il Vangelo, citandolo da un salmo, ovviamente. In genere parla di Padre, non parla mai di Dio, e utilizza il termine Dio. E abbandonati, è l'esperienza della croce nel vero senso della parola, di quella che ha sperimentato lui stesso. Viene fuori tutta l'umanità. Per chi abbandona questa vita terrena, ma in qualche modo, siccome l'esperienza della morte la viviamo solo come morte di altri, perché quando toccherà a noi non la racconteremo più, attraverso l'esperienza della morte dell'altro ci facciamo l'immagine o la prospettiva della nostra morte. E anche però, in questo caso, il senso evangelico, gente di Pasqua, perché insomma dobbiamo e crediamo che non sia definitiva la morte, perché definitiva resta solo la risurrezione. Non sia definitiva la croce, definitiva è la vittoria sulla croce e la risurrezione. Non è definitiva la Quaresima, è definitiva la Pasqua. E anche in questo caso hanno un ruolo importante medici e infermieri, sperando che insomma riescano a dedicare una buona parola e non li facciano sentire abbandonati gli ammalati. Che possono fare, se credono, anche i gesti sacramentali della benedizione, direi addirittura della soluzione sopra il malato, il paziente o chi sta lasciando questa vita, insomma. È l'esercizio del sacerdozio battesimale e della vicinanza totale a Cristo, insomma. Padre Franco, come saremo quando tutto finirà? Questo è una domanda, non lo so da quanti milioni di euro. Ecco, come saremo quando tutto finirà? Non lo so. Io spero che saremo capaci di imparare la prima cosa, ossia saremo non perdere l'occasione per dire cosa ci ha insegnato, cosa ci insegna e quello che dobbiamo apprendere e anche cambiare, insomma, di quelle che erano le nostre abitudini, modalità, pensieri, insomma. Sono convinto che non saremo gli stessi e non potremo più essere gli stessi se siamo seri. Se siamo superficiali, ricadiamo ovviamente nella convinzione che c'è passata e torniamo come prima. Non può essere così e non è mai stato così nella storia. E quindi saremo chiamati ad imparare e a ripartire nuovi. Meglio di prima. E con un impegno che forse di cui non abbiamo ancora chiarezza, ma sappiamo che ci dovrà essere e che c'è.
La lascio come ci siamo lasciati l'anno scorso, anche se lei non lo ricorda, alla stessa maniera adesso si ricorderà, salutando la mamma che è distante, perché noi osserviamo le regole, restiamo a casa, ma la mamma va salutata a distanza, speriamo che insomma stia passando un momento sereno, anche se non ci si può incontrare fisicamente. Certo. Salutiamo la mamma ad Alba. E quindi, ciao mamma. Ad Alba, buona Pasqua, grazie. Padre Franco, e grazie di cuore. Grazie a tutti, ciao.